C'è luce di parte. Thank you.
Buonasera padre. È più bello è il lato grosso, è una cosa grossa, ma pure questo porta fino a sé qui, solo che t'ammazza. Vabbè, però immagino ma piove, no? No, ancora Buonasera, benvenuti. Io saluto con il consueto affetto, con la consueta gratitudine, il molto reverendo padre provinciale, l'ordine dei minimi. Perché consueto affetto e gratitudine? Perché grazie a loro poi si compiono determinati miracoli. E voglio salutare i parenti di padre Rocco. C'è il fratello, ci sono i cugini, c'è soprattutto la mamma e vorrei che noi rivolgessimo un applauso a loro, proprio nel nome di padre Rocco che ci sta mandando la benedizione. Questa è acqua che viene direttamente dal cielo. Per cui adesso ascolteremo l'inno, procederemo allo scoprimento della targa e poi
do subito la parola al padre provinciale, al presidente del consiglio nostro, e faremo qualche considerazione proprio su questo nostro, stavo per dire concittadino, ma è come se lo fosse, perché padre Rocco ha lasciato un'impronta indelebile in questa che è la città di San Francesco. È un momento di gioia, un momento di grande festa, a parte un po' il tempo e la condizione climatica che un po' ostacola la buona uscita della manifestazione. Come mai è stato scelto questo luogo da intitolare a Padre Rocco? Perché si trova ai piedi del santuario. E questo luogo è per tanti di noi molto caro. Porto la mia esperienza personale, ma è l'esperienza di tanti altri confratelli che hanno iniziato proprio a partire da questo luogo la loro esperienza di consacrazione. Ormai sono trascorsi più di 25 anni fa. E quando si viaggiava da Corigliano a Paola, assieme a me c'erano tanti altri studenti, l'autobus ci lasciava sempre qui, davanti a questo casermone, e da qui iniziavamo poi la salita per arrivare al santuario. Facevamo un segno di croce sotto la statua di San Francesco e proseguivamo il percorso fino alla scuola apostolica, dove ci attendeva il preside, padre Rocco Benvenuto. E sono molto commosso, saluto il signor sindaco, l'amministrazione comunale, i parenti di padre Rocco, tutti voi, tutte le autorità civili e militari presenti, ma anche gli amici che sono venuti da molto lontano. E non è sbagliato pensare che l'esperienza della consacrazione di padre Rocco
possa iniziare anche da questo luogo. Certamente sarà iniziata anche da qui, perché anche lui, come noi all'epoca, con l'autobus faceva avanti e indietro da Corigliano. E allora qui ha iniziato il suo percorso di maturazione umana, spirituale e religiosa. Ed è giusto che da questo luogo, ecco, rimanesse intatta, integra la sua memoria da qui verso il futuro che solo Dio saprà continuare a scrivere. Non c'è bisogno di presentazione, ma è giusto e doveroso ricordare anche in questo momento chi era Padre Rocco. Padre Rocco nasce a Corigliano nel 1960 e ha respirato sin da piccolo la spiritualità di San Francesco attraverso la frequentazione del convento dei Minimi nel suo paese natio. Il 4 ottobre 1987 è stato ordinato presbitero e ha iniziato ad esercitare il suo ministero sacerdotale nella comunità di Paola, occupandosi della biblioteca Caritas, di cui ha ricoperto l'incarico di direttore fino al 2013. Questo impegno, grazie al contatto diretto con alcune delle fonti sulla vita di San Francesco di Paola e l'Ordine dei Minimi, ha agevolato l'esercizio della ricerca storica che lui stesso ebbe a definire in più circostanze una personale forma di riconoscenza nei riguardi del padre fondatore, del quale era desideroso di conoscere la vita in maniera sempre più approfondita. Padre Rocco si è dedicato, oltre che all'insegnamento svolto presso la Scuola Apostolica di Paola, di cui ha anche ricoperto l'incarico di preside, anche alla conduzione del trimestrale, La Voce del Santuario, ritenuto da lui uno strumento prezioso per raggiungere i devoti di San Francesco in Italia e nel mondo. Grazie al suo zelo, 25 anni fa, nasce in seno al santuario la Fondazione San Francesco di Paola Onlus, i cui membri oggi sono impegnati anche a custodire il suo ricco patrimonio librario, fatto confluire in tutti questi mesi di intenso e duro lavoro nel fondo Padre Rocco Benvenuto. Un grazie sentito a tutti i membri della Fondazione, soprattutto al bibliotecario Fra Raffaele Macchia, che ha sapientemente coordinato tutto il lavoro di ricognizione. Nel 2001 Padre Rocco si è trasferito a Cosenza, dove ha esercitato il ministero di correttore della comunità e parroco di San Francesco Nuovo. Qui, grazie all'entusiasta collaborazione dei parrocchiani, alcuni dei quali sono qui presenti e che saluto, ha messo in cantiere numerose attività pastorali, cercando di dare una risposta adeguata alle esigenze del territorio. Accanto all'impegno pastorale, l'allora arcivescovo di Cosenza, Monsignor Agostino, gli ha affidato la direzione del nascente Istituto Teologico Cosentino. Prezioso è stato il suo apporto sia per l'ampia preparazione culturale sia per la capacità organizzativa che gli hanno permesso di porre le basi per il riconoscimento giuridico dell'istituzione accademica oggi affiliata alla Pontificia Facoltà dell'Italia Meridionale. Mettendo in campo progetti lungimiranti al fine di fornire un'adeguata formazione intellettuale ai seminaristi della diocesi, inserì nel collegio dell'istituto numerosi professori dell'Università della Calabria, creando in germe la collaborazione proficua di cui oggi gode il polo di formazione ecclesiastica. Il 28 settembre 2007 è stato eletto, succedendo a padre Gregorio Colatorti, correttore provinciale della provincia monastica di San Francesco. Dopo aver vinto gli iniziali timori, diede vita ad un'energica attività ministeriale, cercando di valorizzare i tanti anniversari legati alla figura di San Francesco. Tra gli eventi di cui ha curato l'organizzazione durante il suo provincialato
si ricordano il quinto centenario della morte di San Francesco, il 2007, il convegno nazionale dei rettori e operatori dei santuari italiani, tenuto per la prima volta presso il nostro santuario nel 2010, la prima borsa del turismo religioso e delle aree protette nel 2012. Nel 2013, a conclusione del suo mandato di correttore provinciale, si è trasferito a Pizzo, dove ha servito la parrocchia di San Francesco di Paola. In qualità di parroco di fondo, tanti hanno testimoniato di aver sempre visto religioso un importante punto di riferimento, sempre disposto a dispensare preziosi consigli, soprattutto a chi viveva situazioni di grande difficoltà. E ora procediamo alla benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Preghiamo. O Dio, grandezza degli umili, che hai scelto San Francesco di Paola minimo tra i fratelli per innalzarlo ai vertici della santità e lo hai proposto al tuo popolo come modello e protettore, concedi anche a noi di seguire il suo esempio per condividere con lui l'eredità promessa ai miti e umili di cuore, per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Allora ci spostiamo in chiesa, al santuario, alle 3:30 ci rivediamo lì, così completiamo questa cerimonia. Grazie a tutti.